Pezzano, assessore alle politiche sociali del comune di Cerignola, una bella giornata, anche se insomma un po' di pioggia non guasta, per questo evento dedicato alla giornata mondiale contro le violenze di genere. Tante scuole, tanti ragazzi che hanno partecipato, più anche un bel progetto in cui anche le società sportive hanno aderito. È una prima parte di un evento che poi si concluderà stasera. Si concluderà stasera. Innanzitutto io dico che oggi da Cerignola parte un messaggio non solo rivolto alla nostra città, ma rivolto, diciamo, a quelli che sono soprattutto gli episodi che hanno caratterizzato negativamente Cerignola negli ultimi giorni. Cerignola è questa, è quella, diciamo, che si sta adoperando in questa giornata per far sì che passi un messaggio, passi il messaggio della Cerignola migliore, della Cerignola laboriosa, della Cerignola solidale. Io ringrazio veramente tutti, sono convinto che quella che si sta avvenendo oggi a Cerignola è la migliore iniziativa di tutta la capitanata. Un messaggio a tutte le donne vittime di violenza. Da oggi loro non saranno più sole. L'amministrazione comunale e tutto l'ambito di Cerignola ha messo a disposizione il centro antiviolenza e mette a disposizione tutto questo che oggi state vedendo. Una rete di solidarietà, una campagna di sensibilizzazione rispetto al tema, in modo tale da far sì che non solo il 25 novembre, ogni giorno deve essere il 25 novembre, e le donne vittime di violenza non si devono sentire più sole, perché hanno una rete attorno, una rete di protezione che sicuramente darà loro la possibilità di uscire da questa situazione. È stato possibile tutto questo grazie all'attivismo delle mie collaboratrici dell'assessorato alle politiche sociali, ma soprattutto grazie alla grande risposta che è pervenuta dalla città di Cerignola, dal mondo della scuola, dal terzo settore, dalle associazioni sportive, dagli esercizi commerciali. Tutta Cerignola ha risposto. Questa è la Cerignola che noi vogliamo, questa è la Cerignola che noi sicuramente proveremo a consegnare alle future generazioni. Quindi andiamo avanti, non vogliamo, cerchiamo di difendere il nome della nostra città. Tra l'altro so che proprio di recente in queste ore a Bari c'è stata anche un'importante intesa per quanto riguarda il centro antiviolenza, vero assessore? Sul centro antiviolenza siamo tra i 14 ambiti che sono stati finanziati dalla Regione Puglia. Pensate che in Regione Puglia ci sono 45 ambiti, l'ambito di Cerignola è uno dei 14. Abbiamo ottenuto ieri, ho firmato il disciplinare per il finanziamento ricevuto di 40.000 euro che darà la possibilità al nostro centro antiviolenza di continuare ad esistere. È stata una volontà dell'ambito di Cerignola e soprattutto dell'amministrazione comunale di Cerignola, quello di dare un punto di riferimento a quelle, come dicevo prima, alle donne vittime di violenza. Cerignola c'è stata, c'è e ci sarà. Rispetto a questo, le donne vittime di violenza non dovranno sentirsi più sole, perché come amministrazione comunale stiamo dando la risposta che questa città merita, queste donne che fino ad oggi sono state sole meritano, in modo tale da uscire da questa situazione. Grazie. Grazie.